Bentornati amici collezionisti dal vostro Amaka. Avete presente quando vi fissate completamente per un videogame e dovete acquistare qualsiasi cosa tratta da quello? Che siano gadget, statue, action figure, collector's edition, qualsiasi cosa. Bene, io sono totalmente in fissa adesso con Xenoblade Chronicles. Sì, perché è uscita la nuova versione, la Definitive Edition per Nintendo Switch, ci sto giocando e sono completamente impazzito, voglio comprarmi qualsiasi cosa. In questi giorni ho cercato che cosa posso comprare effettivamente, c'è parecchia robetta e ho selezionato 10 migliori gadget e Collector's Edition che potete collezionare. Voglio condividerli con voi in questo video. Uscita il 29 maggio, Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Nintendo Switch è la versione completamente rivisitata del gioco di ruolo pubblicato nel 2011 su Nintendo Wii. Una vera e propria opera di restauro, con un nuovo motore grafico, un sistema di illuminazione aggiornato, le musiche riarrangiate e contenuti giocabili esclusivi. Sono uscite diverse Collector's Edition. Quella riservata al mercato americano comprende il videogioco pacchettizzato insieme ad un artbook con gli sketch e gli artwork del gioco. Ne esiste anche una per il mercato giapponese, con gli stessi contenuti e l'aggiunta di un CD con la colonna sonora. Ma l'edizione sicuramente più interessante è quella europea, la Collector's Edition che include un artbook di 250 pagine, una confezione steelbook, un vinile ed un poster. Parliamo ora di statuette collezionabili. Ad oggi possiamo dire che l'amiibo di Shulk è praticamente l'unica esistente tratta dal primo Xenoblade Chronicles. Dobbiamo ringraziare Nintendo per averlo incluso nel roster di Super Smash Bros. Ultimate. Ma attenzione, sembra che la cosa stia cambiando. Infatti l'azienda produttrice Goodsmile Company di recente ha annunciato che sta lavorando ad una figure tratta proprio da Xenoblade Chronicles. In particolare parliamo del personaggio di Melia. Bene, che cosa sappiamo di più di questa azienda produttrice? Goodsmile Company ha già creato altre figure, tratte però da Xenoblade Chronicles 2, quindi abbiamo già altre figure da vedere e presumibilmente Melia sarà molto simile come qualità, come dimensioni e come materiali. Quindi possiamo farci un'idea di quello che sarà andando a vedere proprio le figure uscite fino ad oggi. Andiamo quindi a vederle insieme. Pyra è la versione scala 1 a 7 del Blade, protagonista del secondo capitolo della saga Monolith. La statica è favolosa ed è già disponibile da dicembre 2020. Mithra è il potentissimo alter ego di Pyra, qui riprodotta dall'azienda giapponese sempre in scala 1 a 7. Anche questa è già uscita a dicembre e può essere esposta insieme a Pyra ed ottenere un impatto scenico favoloso. La terza figure, inizialmente prevista a maggio ma slittata a luglio, raffigura Cosmos, sempre in scala 1 a 7, Blade ispirato al personaggio degli storici Xenosaga. Vi segnalo anche un model kit da costruire. Un'altra azienda giapponese, Kotobukiya, ha prodotto Siren, robot sempre tratto dal sequel, alto ben 30 cm e uscito a gennaio 2019. Dai, le statiche di Goodsmile Company sono fantastiche, speriamo che Melia sarà altrettanto bella. Ma a questo punto, visto che vi ho parlato di Xenoblade Chronicles 2, pensavo di mostrarvi anche qualche gadget e qualche edizione da collezione proprio tratte dal secondo capitolo della saga. La Special Edition per l'America e la Collector's Edition per l'Europa sono sostanzialmente uguali, se non per la scatola esterna. Entrambe includono una copia del gioco, la colonna sonora, una steelbook e un artbook di ben 220 pagine. In ultimo, vi segnalo anche il Nintendo Switch Pro Controller in edizione speciale per Nintendo Switch, con i colori e la caratteristica X del videogame. Ma adesso con tutta questa roba come faccio a scegliere? È impossibile. Va bene, se proprio dovessi scegliere, forse mi butterei sulla Collector's di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, quella praticamente uscita da poco. Questo principalmente per la reperibilità, ci sono alcune cose che abbiamo visto nella lista che effettivamente sono uscite da un po' di tempo, è più difficile trovarle, magari si trovano ma a prezzi maggiorati. Invece la Limited appena uscita si trova a 99,99€, ma a dire la verità è già per lo più esaurita dappertutto, quindi già comunque anche quella è difficile. Se invece dobbiamo parlare delle figure, sicuramente la coppia Pyra e Mithra è favolosa. Ma a questo punto attendo soltanto di sapere che cosa comprereste voi. Dai, che cosa vi è piaciuto di più di questa lista? Scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere perché sono curioso.
Bene, se vi è piaciuto il video, condividetelo, mettete il solito pollicione, seguiteci su tutti i vari social e, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao dal vostro Amaca!